Ogni tanto ci imbattiamo nella sigla HACCP, soprattutto quando abbiamo a che fare con argomenti che riguardano l'alimentazione e la sicurezza. Ma sappiamo esattamente cosa significa? L'acronimo di HACCP è Hazard Analysis Critical Control Point, ovvero analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, ed è un sistema che si utilizza in ambito alimentare. La Comunità Europea nel 2004 ha così emanato e reso obbligatorie una serie di norme a tutela della salute pubblica. È un insieme di metodologie volte a salvaguardare appunto la sicurezza e l'igiene dei prodotti alimentari e dei servizi ad essi dedicati, la produzione, la lavorazione, l'imballaggio, la conservazione fino alla distribuzione, alla tracciabilità e infine somministrazione. Tutte le aziende che vogliono operare nella filiera agroalimentare devono dotarsi di un attestato HACCP, secondo il decreto legislativo numero 193 del 2007. Tale certificato valuta una serie di aspetti tra i quali, per esempio, ci sono i rischi di contaminazione durante le attività che coinvolgono la lavorazione o produzione degli alimenti e ancora, il certificato verifica i metodi di conservazione fino ad arrivare alla gestione della documentazione. Dunque, per garantire un elevato livello di tutela del consumatore finale, tutte le imprese del settore hanno l'obbligo di attuare il piano di autocontrollo basato su questi principi, in modo tale che l'autorità competente, in fase di ispezione, possa valutare in maniera sistematica tutti gli stadi che conducono al consumo finale dell'alimento o della bevanda. Ora abbiamo più chiaro quanto preziosa sia questa sigla per la nostra salute. Se ti piacciono questi video e vuoi sostenere il canale, iscriviti e attiva la campanella per non perderti le prossime novità.